L'attività pittorica è stata lo strumento che mi ha consentito di sondare le mie energie per reagire alla disavventura che mi era capitata. Spesso i colori sono forti e di contrasto, nonostante tanto da non sembrare neppure un acquarello. Perché? E la composizione è fatta di geometrie legate ai rettangoli e quadrati, il che mi ricorda come se si trattasse di fare un disegno esecutivo della costruzione di un muro per una casa immaginaria e io ho dedicato a chi ha un sogno. Da lì è nato il titolo Colori per sognare. Spesso, qualche volta, ma non molto spesso, qualche volta, raramente, utilizzo degli elementi naturalistici, che so, un fiore, per esempio il pianoforte, hanno la funzione di chiarire il senso della mia opera, lo rendono più percepibile, più comprensibile. Cioè, completare un quadro per me è un lavoro duro, difficile, perché a parte il colore ci sono tutte le intersezioni delle figure geometriche e le corrispondenze tra una figura e l'altra che non devono mancare. Quindi il lavoro pittorico è stato quasi una terapia per me, perché ha migliorato per me tutti gli aspetti legati al cognitivo, non al motore, ma al cognitivo. Ma per me questo è il significato del lavoro pittorico, cioè la pittura deve essere trasferimento di me stesso nel foglio, nel colore e nelle figure. Questo deve essere, non descrizione asettica di una realtà esterna, ma sondaggio della realtà interiore. Gli elementi naturalistici che utilizzo li considero come un'integrazione alle mie astrazioni. Li metto per aiutare la comprensione del mio quadro. Qui devo fare degli esempi per rendermi più comprensibile. Per esempio, parlerò del Tiglio. Per realizzare questo Tiglio ho preso dal vero un modello di foglia di albero, no? E anche del fiore del Tiglio. E poi questo si riallaccia un po' al ricordo di quando ero ragazzo, giovane, bambino, che giocava nel cortile di casa mia, dove c'era un grandissimo Tiglio che riempiva l'aria di un profumo intenso e dolce. E questo mi è rimasto nella memoria e spesso lo recupero. Sono elementi che fanno parte del mio passato, però l'ho messo perché, per esempio, se si guarda la pittura del Tiglio si capisce subito di che cosa si tratta, perché è rappresentata realisticamente una foglia, addirittura con tutti gli ingiallimenti, perché sono foglie cadute, no? Quindi ho voluto essere puntigliosamente descrittivo in questo caso, per rendere più credibile il tutto.
nella mia attività, nel mio lavoro, ho dedicato alcune opere alla festa, al compleanno di amici. In quel caso ho inserito un fiore. Il fiore è una rosa rappresentata in modo realistico. In questo caso la lettura della rosa è comprensibile a chiunque guardi il quadro e chiunque comprende il senso dell'opera. Per me la scrittura ha lo stesso significato del colore, cioè fa parte integrante della pittura, anche lo scritto. C'è per esempio quell'opera, Forse mi trovo, che è una scritta unica che compone il quadro, che fa il quadro. Poi l'altro aspetto, anche qui sono le reminiscenze di studi, eccetera, perché Forse mi trovo scritto in modo particolare, un po' rovesciato, specchiato, no? Che campeggia nell'aria, quasi una reminiscenza futurista.